il concetto di destinazione. Adesso qui non facciamo università, ma facciamo, diciamo, però vado su Wikipedia e leggo una destinazione turistica, è un ambito territoriale nel quale ha sede un complesso, quindi un insieme di attrattive che possono soddisfare i bisogni e gli interessi di un determinato segmento di domanda turistica. Io non saprei trovare una definizione migliore di destinazione. Quindi voi vedete il tema dell'attrattività non generica, mercato di massa, ma riferito a un segmento che apprezza, che ha una domanda turistica. Uno che viene a Milano, di sicuro finisce che con un cinese che viene a Milano, è sicuro che può spendere soldi e comprare merce. Perché Milano è la città della moda. I cinesi, per esempio, sono poco interessati a Michelangelo, tutte queste cose artistiche. A loro piace molto fare. Parlo dei cinesi perché così, siccome ho partecipato a diversi symposium, una volta ho parlato con 42 tour operator cinesi. E qui i cinesi si dividono in due categorie, così almeno vi do qualche informazione che magari, non, magari avete, ma magari no. Ci sono i basso spendenti, che io vi direi di lasciarli stare perché si lavora tanto, si guadagna poco. Questi in 10 giorni fanno il giro dell'Europa, forse si fermano a Venezia. Ecco, quindi in 10 giorni corrono come dei matti e ci sono dei tour operator italiani che li portano in giro per tutta l'Europa. Però è come vedere le capitali dal finestrino, cioè non c'è tempo di fare niente, è una corsa. Però loro tornano a casa e dicono che sono stati in Europa, hanno visto. In Cina, voi sapete che la Cina ha 250 milioni di persone che sono spendenti come la media europea. Se non lo sapevate, adesso lo sapete. Quindi 200 cinesi sono 1,5 miliardi. Quindi 250 milioni che spendono come noi in Europa, sono tantissimi. Di questi ci sono centinaia di migliaia di cinesi che fanno 6-7 viaggi all'anno perché sono ricchi. 6-7, di questi 6-7 viaggi, la metà viene fatta in Asia, quindi nella loro prossimità, l'altra metà un po' in Europa e un po' negli Stati Uniti. Ecco, i cinesi adorano fare pescaturismo, bellissimo, peschiamo, moda, devono tagliare, devono fare, provare loro a fare un corso, cioè fare, vestirsi, di vocazione storica, vestirsi gli piace da matti, travestirsi per loro è una cosa bellissima. Quindi, attenzione però che questi cinesi tu non li prendi direttamente dalla Cina, tu devi lavorare con un tour operator che ha sede in Italia. Però, comunque, ecco, io ho lavorato, abbiamo lavorato, con la mia collega che è solo in fondo, abbiamo lavorato con un'azienda di cinesi e il cinese mi dice: guarda, io non ho un problema del prezzo del tuo prodotto perché io i soldi li faccio con la percentuale degli outlet. Ieri, mi racconta, ho portato quattro designer a un outlet, hanno speso 800.000 euro in un pomeriggio. Cioè, avete capito? Pazzesco, chiaramente lui ci guadagnava il 10%, 80.000 euro di guadagno pulito, pulito. Quindi il turismo per questo tipo di cliente dal punto di vista dei margini è meno importante. Ok, quindi oggi ho accennato ai castelli della Loira. I castelli della Loira sono una destinazione per chi vuole sognare un mondo del Medioevo e ci porta la famiglia, i figli, è un po' il mondo di Cenerentola. Qualcuno di voi ha fatto i castelli della Loira? Beh, fateli perché merita. Cioè, i castelli sono, perché non c'è confusione, sono fuori dal caos. Che il caos c'è solo a Parigi, no? La Francia è molto piatta e c'è poca concentrazione di gente. I paesini sono molto ben tenuti, molto belli. E non è turismo esperienziale, però è turismo di motivazione. Quindi, che cosa può mettere l'Italia? La destinazione Italia, una cosa può mettere che la caratterizza, cioè l'empatia del proprio popolo. L'Italia è la numero 1 desiderata al mondo, fatte le famose statistiche. In quale nazione volete andare? Italia, numero 1.
però è la quinta come presenze, quindi vuol dire che c'è il desiderio, ma c'è un problema, c'è qualche problema di mezzo perché siamo quinti. Ci si capite, no? Cioè, non ci vuole un genio della fisica. Cioè, vogliono l'Italia, ma non la comprano. La Spagna è al numero uno delle presenze, la Francia è il numero uno degli arrivi, ma la Spagna è il numero uno delle presenze, anche perché per molti la Spagna è anche la vacanza sotto l'ombrellone, devo dire, tutte le isole che hanno. Come fatturato siamo scesi al sesto posto, non lo dico per dire... che bello, certo, mi dispiace, ma quello che mi scandalizza è che siano il Regno Unito che è passato al quinto posto. Cioè, noi eravamo al quinto posto anche dei ricavi, il Regno Unito ci ha sopravanzato. Questo non è bene, perché il Regno Unito, però il Regno Unito, per esempio, tu vai a Londra, loro ti fanno i giri di Jack lo Squartatore. Cioè, Jack lo Squartatore è un genio sloci di Londra, ci fanno i tour. E sono tour esperienziali, non che ammazzano le persone, però è chiaro che non esiste, Jack lo Spartatore non esiste. Però ricorrono, Harry Potter, ci sono i giri di Harry Potter. Cioè, sono bravi a impiattare il turismo, capito? Hanno poco, ma lo vendono bene. Con tutto quello che noi abbiamo, non riusciamo, cioè lo vendiamo, scusate se ritorno, magari mi manderete a quel paese, noi continuiamo a vendere materia prima, ma se io ti vendo il caffè che non è tostato, non posso neanche berlo, capite? Il caffè non tostato deve avere un'azienda intermediaria che me lo tosta, me lo prepara secondo le varie sistemi, la Illy, la Lavazza. Ecco, noi dobbiamo creare le Illy, le Lavazza del turismo, che non è solamente ti vendo, ma ti confeziono il prodotto, che però deve arrivare a dettagli spinti se vogliamo creare quell'emozione, come avete sentito oggi. Mi torna? Cioè, non è più il turismo che ti mando qui, poi ti mando qui, poi ti mando qui. Quello è il turismo che rimane un turismo di massa, non è che sparisce, c'è ancora e ci sarà chissà per quanto tempo. Però se noi vogliamo, cioè la grande fatica che il sistema Italia deve fare e si fa fatica a farla è come sistema Italia vendere l'immensa frammentazione di situazioni. È difficile però, perché noi siamo l'Italia, ma siamo un miliardo di cose diverse. Vendere questa cosa non è facile. Però di sicuro tutti adorano l'Italia perché l'italiano è empatico. Se avete letto il libro Il sergente tra le nevi, non so se l'avete letto, di Rigoni Stern, lui racconta. Beh, questo è, come dire, tanto per dire com'è considerato il popolo italiano da sempre. Lui faceva parte dell'Armir, che era questa armata militare che Mussolini mandò in Russia, poi sapete che ci fu lo sbaragliamento. Lui tornò indietro, si trovò da solo, stava morendo di fame, entrò in una di queste case che hanno un nome, adesso non mi ricordo, ed era piena di soldati russi. Lui era italiano. Se fosse entrato un soldato tedesco l'avrebbero accoppato e se lo sarebbero anche mangiato, ma gli diedero da mangiare, è scritto nel libro, non è che me lo sto inventando, gli diedero da mangiare e non lasciarono andare. Cioè i russi consideravano gli italiani brava gente. Ci sono, pensate, ci sono in giro per il mondo associazioni non di emigrati, di americani, polacchi, che sono associazioni di amanti dell'Italia, che studiano l'italiano perché amano l'Italia, amano la cultura italiana. E con questo non sono qui a dire, ah, noi siamo i più belli del mondo, magari ci saranno anche quelli dei francesi, però sicuramente il mondo ama l'Italia e l'Italia, per infiniti motivi, è al centro di una capacità, lasciatemi dire, di amore. È troppo forte questa parola? Cioè, amare vuol dire che quel sorriso tipico dell'italiano, che poi qualche volta è un furbetto, non lo trovi spesso in altre nazioni. Quindi l'Italia ha un compito che è alto, che può far felice tutto il mondo. Però questa è la parte alta, però deve anche organizzarsi, perché se manca il letto, manca le cose, allora diventa l'inferno degli italiani. C'è anche una barzelletta che parla di questo. Allora,
Voi dal 2014 il fenomeno era già scoppiato, questo rapporto del barometer di TripAdvisor del 2014. Noi siamo nati da queste riflessioni. All'epoca il 55% dei viaggiatori, attenzione, in Italia nessuno parlava di turismo esperienziale, zero. Ma in Portogallo, in Francia, in Spagna, in Nuova Zelanda, io ho visto prodotti della Nuova Zelanda assolutamente eccellenti, complessi. Chi ha meno muove il cervello per attirare, torniamo lì per attirare. 36%, siamo nel 2014, adesso probabilmente i dati sarebbero diversi. Vogliono calarsi nella vita e nella cultura locale, diventare il famoso cittadino temporaneo. La parola magica è prosumer. Qualcuno l'ha già sentita? Il proactive consumer, l'economia delle esperienze, che è pervasiva oggi dappertutto. Voi prendete la pubblicità, che ne so, a Mulino Bianco, tutti ti raccontano storie, ok? Ma se tu vai da Abercrombie, sapete Abercrombie cos'è? No? Quello che vende magliette, è tutto costruito in modo che sia quasi uno spettacolo. Ti fanno fare la coda, anche se dentro è vuoto, eh? Cioè devi stare fuori in coda. Poi c'è un ragazzo, un bel ragazzo torso nudo, in modo che la ragazzina si faccia la foto. Poi entri, è tutto buio, spruzzano profumo tutto il giorno. I capi sono illuminati come se fossero opere d'arte. E poi tu lo compri e paghi quello che devi pagare. Ed è tutta roba fatta in Cina. Quindi lo spettacolo in questo caso, l'entertainment, è superiore al prodotto che compri e tu sei parte e tu stai al gioco perché stai lì in coda. La Apple, quando annunciava, quando c'era Steve Jobs che annunciava un nuovo prodotto, creava le code perché il senso di scarsità, come dire, siamo in tanti, Dio, speriamo che ci sia posto anche per me. Quindi prosumer vuol dire proactive consumer, il consumatore proattivo, il consumatore che fa il che in qualche modo contribuisce a fare il prodotto che ha comprato. Come avete visto nel turismo esperienziale, il turista partecipa, fa delle cose, è attivo. Quindi da consumatore a consumatore. Quindi se dobbiamo dire che cosa è il turismo esperienziale, che è diventato un termine ambiguo, perché capite che se io dico turismo esperienziale, vado a cavallo, vado in bicicletta, quello non è turismo esperienziale come oggi ti ho spiegato. Ma se sto nella ricerca di relazione, eccetera, è dove i turisti mettono le mani in pasta, quindi fanno qualcosa di concreto, seguendo le loro passioni insieme ai locali dove si costruiscono i famosi beni relazionali. E quindi ecco che allora l'Italia, se servono i beni relazionali, se c'è domanda di beni relazionali, perché noi in America non ce ne abbiamo più, ognuno pensa a se stesso, ognuno lavora tutto il giorno, non ti rimane tempo per le relazioni. Perché la gente è infelice? Perché manca il tempo. Anche lo sport è funzionale al lavoro. Faccio golf, ma io faccio golf perché mi incontro con John Mason, che è il capo dell'altra azienda, per cui parliamo di beni. Per cui non c'è tempo. Manca il tempo, la risorsa scarsa, il tempo per relazioni di gratuità. Ok? Allora cosa succede? Che le attività che storicamente valgono un 10%, io compro un viaggio, poi ho una mezza giornata, vediamo cosa fa. Nel turismo di massa, ripeto, che probabilmente in Italia è quasi il 100%, perché in Italia siamo veramente indietro. Guardatelo in positivo, se siamo indietro vuol dire che allora potremo farlo. Se invece era già scoppiato, eravamo qua a parlare di una cosa vecchia. Le attività diventano il motivo del viaggio. Nel mercato di massa non sono il motivo di viaggio, ma sono ancillaries. Vado lì, poi, ma si può fare una lezione di cucina? E comunque in qualche modo è anche un'esperienza. Sì, e la compri. Ma se io voglio fare un viaggio, adesso mi sto inventando, sui Longobardi, un viaggio tematico sui Longobardi, devo partire dalla Germania e arrivare fino alla Puglia e farli tutta l'Italia. Vi assicuro che è pieno di gente appassionata dei Longobardi, voi non avete idea di quanta gente sia appassionata. Stanno nascendo, io ho visto, stanno nascendo i primi tour operator tematici in Inghilterra. Quindi
Quindi il viaggio a monte è di motivazione, mentre oggi il viaggio è di destinazione, poi in base alla motivazione scelgo un'attività da fare. Cioè, si capisce? Quindi ecco allora che si casca nel trappolone delle Olta, perché allora io la voglio sul telefonino l'esperienza, perché fra mezz'ora la voglio fare. Ma per esempio i nostri prodotti non si possono fare fra mezz'ora, sono complessi. Cioè ci sono 10 persone che ci lavorano, è come fare un'opera lirica. No, intendo dire, cioè, c'è un gruppo, è come fare un coro, non è che puoi dire fra mezz'ora facciamo il coro. Ci vuole del tempo per organizzarlo, no? Quindi vado avanti perché abbiamo già visto oggi queste slide. Quindi, certo che il Colosseo è un attrattore, le belle montagne, le camere da letto del mare, gli ombrelloni, però dobbiamo riposizionare su emozioni, relazioni tematiche. Emozioni perché ne abbiamo veramente bisogno. Ecco allora il discorso, vado veloce perché forse l'ho già fatto, turismo di massa diminuisce a livello mondiale, in Italia probabilmente è superiore al 50%. Il turismo esperienziale segue le passioni, da una parte abbiamo i mercati di massa, dove c'è il problema allora del margine, che devo abbassare i prezzi, che costa sempre tanto. Infatti avete sentito prima, ha alzato il prezzo, chi è che si è lamentato? Gli italiani, perché gli italiani lavorano col turismo di massa in testa. Invece quegli altri dicono no, assolutamente. E il problema è che la massa di mercati, come dire, sono tutti quelli che hanno quelle passioni, per cui è molto frammentato. Allora devo fare molta attività di promozione con i social, devo cercare le tribù, questa è la parola magica. Se qualcuno di voi prende appunti, si segni le tribù. Le tribù, qui abbiamo dei tour operator che hanno fatto bene, perché io conosco per esempio Elesta Travel, che c'è la Elena che la gestisce. Lei in pochi anni, in 3 anni, ha fatto già mezzo milione di fatturato, che in 3 anni è tanto, col 40% di margine, così cominciamo a parlare anche di cose concrete, non con 10% di margine, 40% di margine, facendo viaggi sul mosaico. Ma allora sul mosaico tu non butti il prodotto, come dire, non dai, vai a cercarti quelli che sono appassionati del mosaico, che sono tanti. Però l'attività di scouting è un'attività impegnativa, porta via un sacco di tempo. Devi andare sui social network, su LinkedIn, cercare i gruppi, inserirti, conversare, guadagnarti una reputazione, un po' quello che diceva oggi sulla gastronomia l'Annalisa, e poi tu hai la sequela di quelli che hanno capito che tu sei specializzato su quella cosa lì. Ecco, un'altra cosa che va bene. Non è esperienziale di per sé, ma è tematica, è quella della musica. Abbiamo due o tre tour operator in Italia che fanno solo opere liriche, solo musica. E chiaramente è un argomento tematico, perché la destinazione e la musica vanno anche insieme. Ti muovi, che ne so, di Stradivaria a Cremona, a Milano c'hai Verdi, vai nelle Marche e hai, come si chiama, quell'altro, Rossini, no, ma quell'altro ultimo, quello che ha fatto la Traviata, vabbè, non mi ricordo. La Traviata l'ha fatta Verdi? Sono proprio ignorante. No, quello che ha fatto Madama Butterfly, chi è che l'ha fatta? Puccini, Puccini, grande, grande. Sono Puccini, no, con la... Dov'è? Come si chiama quella cosa lì, quel canto che è famoso, famosissimo? Cioè, ci sono delle opere liriche che sono conosciute da 8 miliardi di persone. Ecco, Puccini è uno di quelli. Quindi figurati, andare in modo tematico, appassionato di musica, andare sulle orme di Puccini è una cosa interessante. Quindi, da un turismo di destinazione a un turismo di motivazione. Poi vado veloce perché sennò vi faccio notte. Poi c'è un tema, da una parte di alzare la spesa media, quindi abbiamo sentito il lusso, avete sentito prima il discorso del lusso che faceva l'Annalisa, chi c'era? Allora, il turismo esperienziale, cioè fatto bene, è il nuovo lusso, la relazione è il plus, perché quella super VIP, se la sogna quella relazione familiare della vecchietta, eccetera, quel senso di famiglia, lui l'ha perso, ma neanche da bambino ce l'aveva. Ma l'essere umano ha bisogno di quella roba lì, cioè l'uomo ha bisogno di quella sensazione. Quindi, quindi attirare un turista,
può consentirmi di alzare la spesa media in stagione non è un obiettivo sbagliato, magari non è prioritario, perché se sono pieno, dice, io sono pieno, ho capito, ma vorrei avere un turista più, un po' più alto, un po' perché mi porta più margine, ma anche perché, come dire, mi fa lavorare anche più persone. Dall'altra parte, il problema che hanno tutti è la destagionalizzazione. Quindi oggi una signora ha detto: ma si può fare anche ai prodotti esperienziali, bisogna pensarli per quanto possibile, 365 giorni all'anno. È chiaro che se c'è la pioggia di ieri, che c'era una tempesta qui che sembrava di morire, non farò la passeggiata, però magari Pizzi e Merletti. Vado dentro una bottega di Venezia e faccio pizze e merletti. Noi abbiamo dei prodotti dove fanno delle borse con le perle di vetro. Sapete cosa sono le perle di vetro? Non tutti le conoscono, sono delle perle di vetro che fanno i veneziani dal tempo dei romani addirittura. E qui sono specializzati, hanno delle perle di vetro preziosissime. Insomma, se non sapete cosa sono, andate in giro per Venezia e guardatele, perché io non sono capace di farvele vedere. Però fare un laboratorio per fare una collana di perle di vetro, una borsetta, la posso fare anche a coperto. E la sto facendo con il personale veneziano, anche se fuori piove. Quindi si possono fare tutto l'anno. Chi è colui che sarà contento di venire tutto l'anno? Risposta? Chi sono le persone che sono sempre in ferie? E vai, vince una bambolina. Ragazzi, io teoricamente sono in pensione, ok? Il pensionato moderno è figlio della guerra, cioè è nato dopo la guerra, cioè non tutti. Dai 64 anni in poi hai una ventina d'anni, se ti va bene, che sei in forze e puoi viaggiare. Ci sono belli tour operator americani, andate a vedere Overseas Adventure Travel, OAS, no, scusate, OAT di Torino, su internet fanno viaggi, mediamente un viaggio costa 10.000 euro, una settimana, 10 giorni, quindi con trasporto compreso parliamo di 1.000 euro al giorno, ragazzi, ok? Cioè, diciamo che se no. Un normale viaggiatore che spende normale non supera i 300 euro. Ma questa è gente che non ha il problema dei soldi, ha il problema dei contenuti. Ha il problema dei contenuti. E questo contenuto, che è la relazione, dove ti senti a casa, ti senti profondamente appagato, non è una cosa da, specialmente quando cominci ad avere una certa età. Ok? Comunque. Overseas Adventure Travel vende dai 40 anni in su. Prima c'è un altro turismo. Attenzione, scusate, perché adesso stiamo parlando dei turismi. Tutti noi, non è che facciamo, tutti noi siamo clienti di vari tipi di turismo. Perché io tante volte sono stato cliente del turismo di massa. Giro con mio figlio, mia figlia per le capitali in macchina, mordi e fuggi, ma siamo stati contenti perché l'obiettivo era stare con i figli, per esempio. Però ci siamo divertiti, ma è stato mordi e fuggi. Di esperienziale non c'è stato niente, nel caso nostro. Però in altri casi mi piace anche fare l'esperienziale, quindi non è che c'è solo una cosa. Poi l'altra cosa che vi dico, turismo di prossimità è solo italiano oppure frontaliero. Sono Sauris. Perché devi fare, devi prendere, dico cose che non so se voi fate già, siete capaci, se no magari sto ripetendo per niente, vi chiedo scusa. Prendete il compasso, 40 km, 50 turismo giornaliero, 200, 300, anche 400, se ci vuole 2-3 ore, perché attenzione, qualche volta tu parti da Amsterdam, arrivi a Udine con l'aereo e dopo mezz'ora sei a Sauris. Quanto ci hai messo? 2 ore e mezza. 4 ore perché sei andato in aeroporto prima, per cui non è così distante. Allora ci può stare un venerdì, sabato e domenica, lo puoi fare. Beh, mia figlia è una che viaggia tanto, l'altro giorno è partita per Londra, che c'era l'amica con suo moroso, sono stati via 3 giorni, sono tornati. Cioè, il weekend di prossimità è una bella cosa, non è solamente, in primis è per gli italiani,
Allora, diventa quasi tempo libero, non è neanche turismo. Mi seguite? La giornata, cosa facciamo oggi? Ma andiamo a Venezia che fanno che fanno un gioco, no? Gli facciamo una caccia tesoro. Ecco. Mi seguite? Spero che non vi sto stordendo con tutti questi ragionamenti. Ecco, allora queste cose vanno studiate, vanno messe insieme, bisogna creare cataloghi e promuoverle bene. E torniamo al punto che bisogna distinguersi per attirare quel cliente. Allora, adesso arriviamo finalmente ai borghi, al turismo lento, di motivazione, nei posti belli dell'Italia. I borghi sono meravigliosi, ma non sono attrattivi, perché non è sufficiente avere il castello, non è sufficiente avere l'arco medievale, devi avere qualcosa da dire, ma qualcosa che sia eclatante. Non ce l'hanno, allora bisogna un po' costruire, è lì che bisogna costruirlo. A Sauris di eclatante non è così non è immediato, bisogna tirarlo fuori, l'abbiamo tirato fuori e è diventato eclatante. Per quelli che apprezzano certi ragionamenti, quindi per le nicchie, non per le masse. Allora, c'è un problema che bisogna mettere a sistema, quindi cominciamo a dire questa cosa che è la prima che è già un problema. Bisogna mettere a sistema il territorio. Quindi bisogna avere le reti, i consorzi, gente che vuole collaborare e noi italiani facciamo grande fatica. Non so se a casa vostra è tutto facile, ma ci sono posti in Italia dove tra due paesi vicino si sparano. Ma non uno dice dove c'è la malavita, a Domodossola, al confine con la Svizzera, ci sono dei paesini che hanno dei dissapori storici e si sparano oggi, si odiano a distanza di pochi chilometri. Ma sarà possibile una cosa del genere? Quindi siamo di fronte, noi dobbiamo dire, abbiamo un problema che per tanti motivi storici, che adesso non sto qua a dire. L'Italia è lunga e stretta e frammentata, quindi noi facciamo fatica a metterci insieme, però siccome la leadership del futuro, questa mettetevela giù perché questo è il pensiero più forte di oggi, la leadership del futuro è chi riesce a mettere insieme la gente. Chi riesce a mettere insieme la gente vince. Domani abbiamo una conferenza, ci sarà i borghi più belli d'Italia, ci sarà il presidente storico Fiorello Primi. Hanno messo insieme 365 comuni, borghi, con delle caratteristiche, sono filtrati, cioè non puoi accedere. Poi avremo anche Michelangelo Lurgi domani, che ha fatto Rete Destinazione Sud, che diventa a breve Rete Destinazione Italia, ha messo insieme 600 piccoli comuni e una marea di aziende. Ancora, diciamo, probabilmente non ha ancora prodotto un risultato, ma c'è voglia, però ci vogliono persone che si mettano lì con la giacchetta, come dire, a fare da punto di riferimento. Per fortuna in Italia qualche condottiero ce l'ha, però il condottiero non è che impone, deve ascoltare, no? Quindi dal basso all'alto. Allora, quindi il primo concetto è mettere insieme, lo dicono anche gli africani da qualche millennio. Questo è un proverbio antichissimo degli africani: se vuoi andare veloce, vai da solo. Che noi diremmo, chi fa da sé fa per tre. Non è sbagliato, è vero. Ci sono delle cose che faccio prima a farle io da solo, prima che spiegartela. Però, se vuoi andare lontano, vai insieme agli altri. Cioè, non si va lontani da soli. Ora, mettere a sistema l'Italia non si può, non è una cosa che si fa velocemente, ma dobbiamo metterci insieme. Allora è nato il progetto Artesa, adesso questo è stato già detto 3 volte, oggi non lo ripeto, abbiamo creato l'associazione, abbiamo tutto un modello, cioè nel turismo questa è una piccola rotellina, cioè il turismo è una macchina complessa, noi siamo qui a parlare di questa rotellina, ma è una rotellina piccola, però è importante, senza questa rotellina non c'è la professionalità, non c'è sistema, non c'è contenuto, o meglio, non si sa che contenuto ho. Quindi, metodo, professionalità e processo, di cui adesso finalmente vi parlo, ho una slide ancora, forse due, progetti di destinazione.
Ecco, di questo abbiamo già visto prima, siccome abbiamo avuto successo, beh, lasciateci che anche noi facciamo una bella figura con questa cosa. Allora, come operiamo di solito? La prima cosa, ma questo anche se devo lavorare con un albergo, è l'identità. Non c'è, uno dice, ma i borghi non sono tutti uguali, ogni posto è diverso, ogni albergo è diverso, perché le persone sono diverse, perché la storia è diversa. L'albergo nasce da, oggi abbiamo parlato di Pierluigi, che ha fatto tutto. Pierluigi è Pierluigi, ha le sue motivazioni, quindi noi dobbiamo estrarre quello che lo rappresenta, perché quando incontrerà le persone non ci sarà, come si dice, contraddizione, cioè quello che facciamo è quello che è, capite? Quindi cogliere l'identità, a volte è facile, a volte è difficile. L'identità vuol dire scavare nel genius loci, quindi c'è tutto un, proprio abbiamo un pannello di capire, questo lo facciamo con le persone del posto. Allora, mi insegnano, mi hanno sempre insegnato i miei antichi professori che il meglio è nemico del bene. Quindi non abbiamo l'ambizione di fare 100, magari tireremo fuori 80, 90, ma ci metto il 20% del tempo a fare 80. Non so se capite quello che voglio dire. Cioè, se voglio fare il perfezionista, devo mettere 40 persone a fare un lavoro che poi magari interessa, cioè, così dettagliato non serve. Quindi, per fare quello che dobbiamo fare noi, mettere insieme le persone del posto che conoscono un po' la storia. Qualcuno, per esempio, qui c'era Lucia. Lucia gestisce il museo. Lei sa tutto del suo paese. E lei ha, come dire, a domanda rispondeva, però bisogna sempre fare domande. Rispondeva e si è mappato, può sentire qualche vecchio, qualche persona, il paese, cioè la realtà storica, culturale, si è dipinta in pochi giorni. Workshop, coinvolte 40 persone, con i famosi bigliettini, ma ciascuno ha contribuito a dire chi siamo e dove vogliamo andare. Per cui la decisione di dove andare è emersa da loro, capite? Quindi abbiamo fatto un sistema partecipato. Non è che siamo noi a inventare, questo è un metodo, diciamo, che ormai è abbastanza diffuso, lo fanno tutti. Ecco, dicevo, poi quindi con un comitato generiamo un comitato guida, il committente, e facciamo questa prima analisi, per cui abbiamo una mappa abbastanza chiara di dove si vorrebbe andare come linea guida e dei contenuti. Eccolo qua, Michelangelo Lurgi, che ti ho anche citato. Ciao Michelangelo. Domani al mezzogiorno qui tutti quanti a sentire Michelangelo Lurgi e altri cinque che parleranno. Ecco, workshop allora generativo, perché io devo conquistare le anime del posto, devo conquistare la motivazione della gente. Ecco, dopodiché a questo punto allora cerchiamo, allora le destinazioni. Bisogna capire se hanno le economie di scala per lavorare da sole, ma un piccolo borgo. Cosa vuoi che abbia l'economia? Bisogna cercare, cioè l'ideale è mettere insieme cinque, un ambito. Sapete cos'è l'ambito, no? Una volta c'era la provincia, regione, provincia che adesso non c'è più, e poi c'erano gli ambiti. Sono gruppi di comuni, 5, 6, 10. Il professor Marchioro questa mattina ha fatto vedere che in Veneto hanno 16 ambiti, che loro chiamano OGD. Hanno strutturato l'organizzazione di gestione della destinazione, per cui questo gruppo di comuni hanno tematismi simili, quindi questo che sto dicendo loro l'hanno già concretizzato, diciamo, in Veneto. Poi dire che funzioni, posso dirti ancora non funziona proprio del tutto, perché è caduto un po' dall'alto, però funzionerà. Quindi tematismi, i tematismi di quel territorio, ci siete? Cioè, se vado a Treviso e Conegliano è Prosecco, ovvio. Siete mai stati? Andate a vedere, è una cosa, è una giungla di vigna, tutta vigna. Ancora un po' fanno la vigna sui tetti. Prosecco ormai che va alla grande, ma non è che andava alla grande 20 anni fa. Quindi lì diciamo che gli imprenditori e il sistema paese ha fatto bene. Quindi un percorso di formazione in cui coinvolgiamo sia i futuri ote, sia anche i portatori di interesse, poi un percorso invece avanzato con i portatori di turismo, con gli operatori di turismo tendenziale, creiamo i prodotti che però sono stati capiti all'inizio, cioè
strategicamente. Cosa voglio evidenziare? Il respiro di Sauris. A monte abbiamo fatto il lavoro, no? Cioè, cinque cose sono emerse. Questa tradizione del carnevale, che è molto interessante, e con la scusa di certificarsi per partecipare al carnevale di febbraio, si fa carnevale tutti i giorni. Tutti i giorni, che forse non l'hanno detto, cioè tutti i giorni, io che sono un turista, ho la possibilità di candidarmi a partecipare al carnevale che si farà a febbraio. Però devo fare un esame, devo imparare a fare il cappello, devo vestirmi, devo imparare la cultura del posto. È chiaro che non è vero, è un gioco, no? Però loro dentro si divertono a matti. Ecco, qui noi portiamo in questo caso la progettazione Story Livia, appunto di queste avventure, che creano, sono nate per creare forte emozione, con forte intensità. E poi li inseriamo nel club di prodotto. Ecco, allora, adesso io ho fatto un po' sintetico, in realtà sarebbe un po' più complesso, in 10 punti, e questo è la base per costruire il prodotto. Attenzione, che poi c'è un altro pezzo, noi dobbiamo aver trovato in loco chi poi lo vende il prodotto. E allora lì bisogna capire chi sono i partner. Si capiscono anche nel workshop generativo. Quindi le fiere le faremo con la destination management del regionale. Cioè noi dobbiamo allearci con gli organismi deputati a fare questi mestieri, perché se io faccio un'altra cosa, quelli spendono i soldi per niente e anche noi spendiamo energie, perché non si lavora insieme. Quindi lavorare insieme con la DMO, trovare dei tour operator locali che abbiano la reputazione di portare, di fare un incoming di livello. Non sono tanti quelli che fanno incoming di livello. Noi siamo spesso figli di un operatore americano che ci tratta come corrispondenti esteri. Ma noi dobbiamo guadagnarci, insomma, il diritto di avere, come dire, di essere generatori di una produzione turistica di alto livello. Ok, poi il resto l'abbiamo già visto oggi con... Ecco, allora lo ripeto per chi non c'era oggi. L'operatore di turismo esperienziale ha un ruolo importante perché è a mezza via tra tutti i portatori di interesse locali e il destination manager, supposto che esista il destination manager, perché in Italia ancora non è così presente. Allora, noi dovremmo avere un'organizzazione, adesso non mi ricordo, no, non ce l'ho, ma è stata fatta vedere oggi. Noi abbiamo l'Italia, le regioni, le DMO regionali, gli ambiti che hanno i consorzi, le OGD di consorzio, lì dentro c'è il destination manager, ok? Ma manca l'OTE, perché poi bisogna andare, cioè manca, dobbiamo formarlo, perché poi bisogna andare a curare l'uva di quello che fa il prosciutto, quello che balla e quell'altro che c'è il coro, che se nessuno gli sta dietro, quelli si perdono. Quindi l'OTE è una figura strategica, talmente strategica che è stato promosso, domani ne parliamo, il Ministero della Coesione Nazionale ha promosso un bando che non è ancora partito per fare 400 operatori, ahimè non ha detto fatto come quelli di Artese, ma diciamo noi abbiamo cercato di dare un contributo, ma poi non so cosa succederà, però sono solo in Sud Italia. Quindi chi è in Campania, Puglia, Sardegna, però la Sardegna non sta partecipando, non so per quale motivo, lo dico al collega che è sardo. Quindi sono tutti pronti, il mio collega Rosario ha seguito queste relazioni e dovremo formarne, magari non saremo noi a formarli tutti, ma 400. Quindi vuol dire che il sistema paese ha capito che c'è un buco, che manca una professionalità, capite? Se no non faceva, è sperimentale, perché è una cosa un po' nuova. Sono tutti terrorizzati che questa figura sconfini con la guida turistica, per cui c'è un discorso che le guide turistiche in alcune regioni sono qualcuna guida turistica qui dentro. Ecco, allora alcune guide, non si offenda, sono fameliche che hanno paura che quell'altro li porti via il lavoro. Sono lavori, diciamo, con una certa sovrapposizione, ma neanche tanto, perché per esempio in alcune situazioni bisogna avere la guida ambientale, non va neanche bene la guida turistica, capite? E tu sei anche guida ambientale, per cui le guide intelligenti, grazie a Dio ci sono,
diventano guida turistica, guida ambientale, ottimo. Noi cominciamo a averne tante che hanno tutte e tre, e con queste tre cose copre tutto il turismo e non hai problemi di abusivismo. L'unica cosa che dico alla guida, occhio, che la guida è abituata a, dall'alto a infondere il sapere e gli altri sono lì che ascoltano. Qui invece noi dobbiamo coinvolgere. Sì, quelle brave meno, dai. Quelle brave un po' di meno. Però fa un po' parte della guida parlare, eccetera. Bene, allora, io direi che l'Italia può far felice tutto il mondo. Spero di non avervi tormentato troppo con i miei ragionamenti, che però non sono miei, sono diventati ormai i ragionamenti che stiamo portando da 6-7 anni, da 8 anni in giro per l'Italia. Abbiamo formato, non so per quale motivo oggi diceva 1000, ma mi pare 800, diciamo direttamente 800 persone, probabilmente se conto anche dei corsi più bassi, forse un migliaio, e abbiamo formato un 158 che hanno fatto tutto il percorso. Un po' alla volta, come l'analista che avete sentito prima, ha saputo capire, usare bene quello che abbiamo detto e ne sta traendo beneficio. Io qua mi fermo e vi ringrazio per l'ascolto, spero di non avervi annoiato. Se qualcuno ha qualche domanda, ben volentieri.